L'industria nautica da diporto italiana si distingue come uno dei settori trainanti del paese, con i suoi 7,33 miliardi di euro di fatturato globale, 4,80 miliardi di valore in export, 28.660 addetti e 6,17 miliardi di euro di contributo al PIL. Il comparto si posiziona di diritto tra le eccellenze del Made in Italy nel mondo. I rappresentanti della filiera, associati a Confindustria Nautica, hanno preso parte alla convention annuale SATEC che quest'anno si è tenuta a Firenze. I numeri sono sempre buoni, la nautica minore sta soffrendo, la nautica sotto i 10 metri, perché? Perché siamo cresciuti anche dal 2021 al 2023 di oltre 70 punti, quindi è chiaro che ci sia poi anche una stabilizzazione. Il bilancio è stato approvato, siamo in buone condizioni di salute per quanto riguarda il lato associativo. La città che ha ospitato il convegno è frutto di una scelta strategica. Noi abbiamo portato la nautica in una città dove non c'è il mare, proprio per significare quello che è il rapporto tra l'arte, tra i territori e quello che è il saper fare italiano e l'industria della nautica. Una nautica che è un sistema del Made in Italy, perché mette a fattor comune tutte quelle che sono le eccellenze non soltanto del design, dell'arredo, del saper fare italiano, ma anche della tecnologia e dell'innovazione, e che quindi può offrire un contributo allo sviluppo del paese anche in modo trasversale su altri settori. La nautica si conferma uno dei pilastri dell'economia italiana. Sulla nautica primi in assoluto come percentuale di mercato sui maxi yacht, primi in tutta una serie di settori e soprattutto la più grande filiera nautica e marittima che c'è a livello mondiale, e l'abbiamo in questo paese. Nautica e turismo sono strettamente collegati. Quindi dobbiamo aumentare quelle che sono le infrastrutture, quindi i punti di approdo, ma dobbiamo lavorare anche per aumentare i porti, perché da Roma in giù c'è bisogno di avere più porti, perché oggi le barche sono di dimensioni più grandi, abbiamo i catamarani che occupano due posti anziché uno in larghezza, ma soprattutto perché c'è tanta voglia d'Italia nel mondo e dobbiamo essere sempre di più pronti a raccogliere questa sfida, e le infrastrutture sono fondamentali.